Ciao a tutti, ben ritrovati o benvenuti sul mio canale. Qui è Mr. Skiltek e oggi siamo in un nuovo video. Un video in cui vi voglio raccontare qualche notizia a proposito di Viv per tenervi sempre aggiornati. Prima di tutto, che cos'è Viv? Viv è una piattaforma di intelligenza artificiale che consente agli sviluppatori di distribuire i propri prodotti tramite un'interfaccia intelligente e colloquiale. È così che viene descritta la nuova assistente vocale presentata da Doug Kittlows al TechCrunch il 9 maggio del 2016. Le menti principali dietro a questo progetto molto ambizioso sono Doug Kittlows, che ha appunto presentato questo assistente digitale, e Adam Scheier, gli stessi che crearono Siri ben 5 anni fa. L'obiettivo è quello di creare una versione migliore di Siri che, collegata a molti servizi, ha la possibilità rendere più semplici determinate operazioni. Nel corso di un 20 minuti di demo sul palco di New York, Viv è riuscita a gestire perfettamente un gran numero di richieste complesse, non solo in termini di comprensione, ma anche è riuscita a collegarsi con i commercianti di terze parti per l'acquisto di beni e le prenotazioni di libri. Viv, ad esempio, ha risposto a domande come: è piovuto a Seattle 3 giorni fa? Invia ad Adam 20 dollari. I fondatori di Viv ritengono che gli sviluppatori di terze parti, i commercianti, li sceglieranno a causa della forza della loro intelligenza artificiale che si basa su un sistema molto complesso. Purtroppo però ora Viv deve fare i conti con la realtà, infatti l'assistente è ancora in fase di sviluppo e inoltre le collaborazioni con gli sviluppatori di terze parti devono ancora iniziare. Kittlows ha spiegato che Viv sarà pronto comunque per il primo lancio verso la fine dell'anno e nonostante sia al di sopra di Siri e Google Now, che hanno il difetto di essere molto limitati e che rispondono a una domanda difficile con una banale ricerca sul web, sono grandi multinazionali come Facebook e Amazon che stanno puntando, così come Microsoft, sugli assistenti digitali e questo potrebbe essere ovviamente un punto a sfavore per Viv, che avrà quindi una concorrenza più. Quanto Spietata. costa il petrolio al barile? Ok, ecco cosa ho trovato su internet su quanto costa il petrolio al barile. Questo video finisce qui. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace e a commentare questo video e a iscrivervi al canale. Grazie a tutti e al prossimo video.